Dottore, sento una piccola massa nel testicolo. Questa è la domanda ed è il titolo del mio blog su Today, di quella che è una delle domande spesso fatte dal paziente, spesso dal giovane paziente, ma più che altro anche un motivo di allarme e di ansia nella persona che improvvisamente nell'autopalpazione sente la presenza di una pallina, di una massa nel testicolo. Chiaramente l'informazione sul web, se noi scriviamo massa e testicolo, escono fuori patologie importanti che non dobbiamo escludere, ma prima di questo dobbiamo chiaramente affidarci all'andrologo di fiducia e in poco tempo potremo anche scoprire che questa pallina o massa nel testicolo non è altro che una banalissima formazione. Prima di tutto la visita andrologica che deve essere assolutamente accompagnata dall'esecuzione dell'ecografia. Quindi bene interfacciarsi con uno specialista che possa eseguire in sede di visita anche l'ecografia scrotale e l'ecocolonoscopia dei vasi spermatici per escludere un varicocele. Spesso la presenza della pallina non è altro che una piccola cisti, una formazione acquosa, innocua, presente a livello o della testa o della coda dell'epididimo, una piccola struttura che riveste il testicolo e che serve essenzialmente alla maturazione degli spermatozoi. Quindi più delle volte usciamo con il sorriso dopo aver fatto un'ecografia. Altre volte può essere proprio l'epididimo stesso che è infiammato e aumentato di volume, talvolta per la presenza di processi infiammatori o infettivi di cui non ci siamo neanche ben resi conto. Talvolta può essere una banalissima concrezione di sali di calcio, un calcolo chiamiamolo, si chiama scrotolita, si può accumulare nelle tuniche che rivestono il testicolo. Talvolta ci può essere una cattiva sorpresa. Capita anche nel mio lavoro di trovare un tumore del testicolo. Intanto l'abbiamo trovato. Si fa poi chiaramente un percorso diagnostico, talvolta più delle volte l'intervento, e in base poi all'istologia spesso solamente un'attesa o talvolta delle terapie di rinforzo. In ogni caso il nemico è stato trovato ed eliminato. Quindi fare l'autopalpazione almeno una volta al mese, magari sotto la doccia perché con l'acqua calda lo scroto si rilassa ed è più facile riuscire ad apprezzare il tutto, non allarmarsi, ma avere, come dico sempre, un andrologo di riferimento, come la donna ha il ginecologo di riferimento, per comunicare immediatamente il tutto, sottoporsi con tranquillità all'ecografia scrotale, che in pochissimi minuti dirime ogni dubbio. Con questo vi saluto, vi lascio sotto il video il link all'articolo per approfondire e vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.